A Vitinia vince la Solidarietà, il locale comitato di quartiere in collaborazione con alcune attività commerciali della zona ha deciso di avviare un'iniziativa a favore di tutti coloro che in questo periodo di pandemia si trovano ad avere forti problemi economici. In alcuni negozi è stato posizionato un bussolotto dove chi può lascia un'offerta. Il denaro sarà interamente utilizzato per comprare beni di prima necessità ai residenti in difficoltà. Il progetto si affianca a quelli messi in campo da Croce Rossa, Protezione Civile e dalle altre realtà di volontariato. Vitinia adesso sta vivendo, come in tutto il mondo, questo momento di crisi e vi segnalo che ci sono tante famiglie che hanno bisogno di una mano. Quali sono le attività di Vitinia che hanno aderito all'iniziativa Botteghe Solidali per aiutare le famiglie del quartiere in difficoltà? Guarda, sono tante. Io quelle che sono riuscita a scrivere in questo fogliettino, ma stanno aumentando sempre di giorno in giorno. Segnalo come persone di grande cuore, Bar Bartoli, la tabaccheria Cianflone, Farmacia Vitinia, Saporito, Agricola Vitinia, Nuova Dimensione Cartoleria, Frutteria Via Sarsina, Il Forno Nonno Pane, Frutteria da Luigi. Gli esercenti che vogliono aderire a questa iniziativa, a chi devono rivolgersi? Sicuramente al comitato di quartiere, basta che fate una ricerca sui social principali, mettete CDQ Vitinia, potete scrivere un messaggio, potete aderire, altrimenti anche per i negozianti, oppure contattare anche il presidente Mario Pericolini e tutti noi che facciamo parte dello staff. Stiamo vivendo veramente una guerra contro una cosa infinitesimale così piccola che sta provocando tutte queste morti. Io vorrei far aprire il cuore a tutte le persone che hanno la possibilità, come me, di poter aprire un attimo la dispensa e dare un pacco di zucchero, un pacco di farina alle persone bisognose. Oppure uno spiccio. Aiutateci ad aiutare. Allora, anche la farmacia di Vitinia ha aderito al progetto delle botteghe solidali. Come mai avete scelto di aderire a questa iniziativa? Quali sono, diciamo, i valori che vi spingono a fare questo per la vostra comunità? Appena abbiamo sentito appunto di questa attività da parte del comitato di quartiere, abbiamo comunque aderito immediatamente. Da subito anche tutta la generosità delle persone del quartiere è balzata subito all'occhio perché Quindi i clienti partecipano, hanno insomma. In partecipato immediatamente, sì. questo periodo drammatico, i cittadini di Vitinia stanno ancora una volta dimostrando l'unione e la solidarietà che da sempre li contraddistingue.